Ho sempre problemi in campo in terra battuta. E quella partita è stato veramente un problema. Che partitaccia! Sì. Brutta, eh? Sì, brutta partita da dimenticare. 2-2 da dimenticare, insomma. Che vogliamo dire su questa partita? Vuoi far dire qualcosa a me? Che dopo questa partita c'è stata comunque la festa della vittoria del campionato. C'è stata comunque la festa, benissimo. Però quel giorno la festa non c'è stata, dai, non possiamo. Non... Anche perché io stavo lì, volevo, dico sinceramente, festeggiare con voi. Avevamo scaricato invece... troppa tensione. Sì, esperienza, troppa tensione. Il fatto che comunque poi ci fosse stata la matematica certezza della vittoria del campionato, probabilmente nessuno se l'aspettava. Ma tu quel giorno eri a San Giorgio a vedere, anzi a San fare un piccolo controllo, a vedere la partita tra San fare un Giorgio piccolo controllo, sì, e sì, Reno sì, Libertà. No, vabbè, quella dopo il pareggio, avendo avuto la matematica certezza che avevamo vinto il campionato, abbiamo scaricato la tensione in altro modo. Okay? Ma ci sta, è la penultima giornata, veramente il campionato già sta in tasca, non si è voluto favorire nessuno, si è voluto attendere gli eventi e vedere come comportarsi, e la partita è durata 2 ore e mezzo. Vabbè, non fa niente. Pure le altre. Anche le altre. Anzi, le altre abbiamo ricevuto dei bei video con gente appoggiata proprio ai pali che aspettava che il tempo trascorresse. Vabbè, bellissimo il calcio che ci piace. E il calcio anche questo, è vero, sai quante ne succedono che non si dicono. Questa qua, vabbè. E poi vabbè, l'ultima a Pagoviano. L'ultima è stata la partita più bella dell'anno, la più divertente. Hai giocato anche tu? Non ho giocato. Madonna, io perché mi hanno fatto fare il guardialine. Bellissimo. Il mister lo ha fatto Antonio D'Alessio. Ok. Arturo Passaro ha giocato, quindi ti lascio immaginare. E poi Nicola Sasso fece il portiere, prese il posto del fratello. Che Massimiliano bello. Formato difensore centrale, difensore in attacco. Sabatino Arturo l'avete fatto giocare? Sì, ha giocato anche Arturo. Ci siamo divertiti. Abbiamo fatto quella un paio giornata. Di aperture abbastanza. Sì. Siamo andati a mangiare prima della partita, infatti ce lo meritavamo. È stato un miracolo che nessuno ci è rimasto in mezzo al campo, però. Ok, senti, noi qua il tempo stringe del campionato, abbiamo parlato della vostra grande cavalcata, anche se sicuramente ci saremmo dimenticati qualcosa, perché volendo parlare poi del campionato di seconda uscirebbero tanti di quegli argomenti e saremo qui ore e ore. Adesso gli ultimi 5 minuti finali, parliamo un po' del vostro futuro, perché ci sta, finisce il campionato e si azzerano un po' tutte le cose e si inizia a pensare che cosa faremo l'anno prossimo. Giovanni, beh, andiamo a fare sta bella prima categoria col Tufano Valle. Ti dico la verità, adesso sono ancora un po' a riposo, sto pensando e aspetto il ragiono un po' la, per la prima categoria rispetto alla seconda sicuramente ha un impegno differente. È questo, magari sono anche più allenamenti, più trasferte, più partite. Tu riesci a eccolo, è arrivato un altro. 3 domande al mister Pagnozzi. No, 3, mamma mia. La partita più importante della stagione. A posto, vai, rispondi. Secondo me la partita più importante della stagione è stata ovviamente a Molinara. Secondo me. Ok, seconda domanda, se pensa di aver commesso errori. Ovviamente sì, gli errori forse io ne ho commessi di più di tutti, perché poi alla fine anche se non sono più importanti dei giocatori, che secondo me sono poi quella più importante, però sono quello che deve prendere più decisioni. Quindi sì. Però ho avuto, se tu lo sai, come lo sanno tutti, ho avuto sempre la forza di chiedere scusa quando ho sbagliato, e non credo che sia una mancanza di leadership, ma credo che quando si fanno dei campionati in amicizia è giusto che sia così. Perfetto, sono d'accordo con te. La terza domanda, il calciatore più forte visto giocare in questa categoria, pensaci bene. Parecchi ce li ho nella mia squadra. Ah, pensavo sulla tua agenda per il no futuro. Nella mia squadra, però ci sono stati parecchi giocatori che mi sono piaciuti, tipo Mastro Donato del Molinara, tipo Giuliano del Salleucio, tipo Lucio Ferrara, te lo sto dicendo prima, del Salleucio, ma comunque resta il fatto che attualmente quella che per me sono i più forti sono quella che sono stati con me. Salvatore, non sarebbe stato meglio fare un campionato adatto alla tua età, tipo una juniores? Ma mi sono adeguato a quello che c'era, cioè ho preso quello che c'era. Mi è stata fatta la proposta dall'inizio, 3 anni fa, quando è stata rifondata la squadra del Tufara.
ho accettato la proposta perché comunque da sottolineare sono l'unico del Tufara, che di Tufara, cioè Tufarese doc, si dice così, Tufarese. Sì, Tufarese. E quindi no, ho continuato questa con la squadra del mio paese. Ok, quindi già stai dando il tuo amore anche per il futuro. Sì, assolutamente. Se c'è da con tutti loro o qualcuno possiamo far andare via? No, si spera con tutti quanti. Sì, Arturo, ma adesso ecco, l'anno scorso si parlava di vincere il campionato di seconda, ma non è che voi dirigenti state pensando anche di vincere quello di prima? Siamo in totale stand by. Sì, vediamo... adesso sì, sicuramente. Ecco, ma se tu dovessi decidere come costruire la squadra per il prossimo anno, essendo anche la prima esperienza di prima, come tu farà Valle, insomma, partireste per conoscere la categoria o già avreste mire di vittoria finale? Dunque, bisogna capire un attimino gli obiettivi, quali devono essere, e tu in base a quelli che sono gli obiettivi ti vai a scegliere le persone. Secondo te la dimensione del tuo Faravalle ancora, è la prima categoria o c'è qualcosa ancora non ci abbiamo ragionato. Io se fosse per me, cioè, dovessi scegliere da solo, confermerei tutto quanto il gruppo e sceglierei delle persone che mi permettessero di mantenere la categoria. Sì. Se poi addirittura ci fosse l'opportunità, perché poi devi sposare pure il progetto con i ragazzi, con altri giocatori, prenderei 3-4 giocatori anche di promozione e li porterei giù per fare un campionato di... E quindi campionato non vuoi rivacchiare in prima categoria? No, vuoi divertire no, anche in prima l'abitudine categoria. È quella di vincere, quindi di conseguenza sì. Poi... la cosa peggiore è non provarci, poi se ci provi e non ci riesci, intanto ci hai provato. Giusto. Quindi... Comunque, conoscendo questa società, sono certo che sì, sicuramente hanno sia le capacità che le potenzialità, e ci sanno fare, quindi credo che il Tufara Valle abbia un futuro roseo davanti a sé. Allora Valentino intanto vuole sapere il futuro dei calciatori, ma qua abbiamo visto Giovanni e Salvatore. Giovanni sta pensando, dice fatemi riposare un poco, ma quando è luglio se ne parla. Intanto fino al 30 giugno te lo assicuro è calciatore del Tufara Valle, poi dopo si vedrà. E invece Salvatore ha detto posso firmare anche un pluriennale da qui all'eternità, però fra 3-4 anni pure la fascia di capitano al braccio pure quest'anno l'ha fatto il capitano, hai fatto, vedi, io sono un precursore, l'abbiamo fatto fare. Artucci dobbiamo salvare, dice Valentino, come l'anno scorso. No Valentino, abbi pazienza, ridimensionati e ragiona in modo più corretto altrimenti non mi chiama non mi chiama proprio, che non voglio andare a prendere palloni su tutti i campi. Mister... Tanto lui lo sa che già il campionato, come si dice, il mercato di dicembre, sì. Abbiamo cercato pure, comunque non ci siamo riusciti, ma volevamo già qualche ciliegina la volevamo portare, quindi i giocatori ci stanno, bisogna trovarli e fargli sposare quello che è il tuo progetto, se ci sta un progetto. Ecco, mister, ripartiamo dall'inizio. Io la prima domanda che ti ho fatto, ho detto hai vinto il campionato di terza, c'avevi l'ossatura base e poi hai scelto come concludere questa rosa con i giocatori migliori. Adesso c'hai una bella ossatura tra le mani. Secondo te quali sarebbero gli innesti giusti da fare? Allora, ragionando per l'anno prossimo, il consiglio che io mi sento di dare alla società eccolo là. È quello di confermare il gruppo totalmente. Ovviamente qualcuno che loro reputeranno non sia opportuno, no, e andarlo a puntellare, perché secondo me già questo gruppo come sta, per come è andato il girone di andata che abbiamo perso due partite, il girone di ritorno che non abbiamo perso nemmeno uno, questa squadra in mezzo campionato si è amalgamata, facendogli fare un altro campionato ha delle grandi potenzialità, quindi io credo che la squadra che c'ha tra le mani non la debba sfasciare, ma andarla solo a puntellare, e secondo me farà un grande campionato di prima. Ok, però con questo ci hai detto pure che ormai il pensiero del tuo Faravalle nella tua mente sembra ormai essere andato via. Sì, ieri sera ci siamo mangiati una bella pizza insieme alla società e... Ah, ma mangiate sempre a tuo Faravalle? Sì, mangiamo sempre. Si ragiona meglio a Samo Copino. E niente, abbiamo deciso di...
lui così smaltisce il nervosismo. Ho deciso di, diciamo, di fermarmi perché per tanti motivi. No, è finita l'avventura del mister. Guarda come piange Giovanni. Senta, da Pitbull ce resta un mozzo però, in questo momento. Se ne va il mister, come facciamo? Ognuno prende le sue decisioni. Ecco, secondo te la decisione giusta che ha preso il mister? Ha le sue motivazioni. Di sicuro non si può entrare. Ma consiglio d'amico, mister, ma pensa. Lui lo sa, il mio consiglio è sempre quello di andare forte e di vincere tutti i campionati di salire, avanzare categorie. Ok, allora intanto sono andati via dei messaggi e ricordo quello di Emi Parrella che mi diceva con questa ossatura se l'anno prossimo che tipo di prima categoria potremmo fare. Sì, grazie che me lo fai rivedere, avevo già letto come muoversi sul mercato. Chi è che ha scritto? Parrella, allora Ezio, di cosa consigli per l'anno prossimo? Una squadra neopromossa come si deve muovere sul mercato? Pensi che lo stesso gruppo di quest'anno possa fare una buona prima categoria? Sicuramente sì, io prendo però in esame il Castelpoto al suo primo anno di prima categoria con l'ossatura dell'anno precedente con la quale aveva vinto il campionato, certo aveva perso un paio di elementi però non è che si è trovata molto bene, insomma la categoria bisogna conoscerla, specialmente la prima categoria di questi ultimi anni, campionato a 17 squadre, non è lungo, ne esce mai, lungo, e ci sono parecchie squadre casertane che come il Tufaravalle io penso rispetto alle Beneventane hanno qualcosa in più, perché il Tufaravalle lo catalogo in quelle formazioni che hanno quel mordente che le squadre beneventane della provincia non hanno, quindi poi sicuramente il Tufaravalle si troverà bene in prima categoria, però se si vuole fare un passo diciamo in più, come ha detto prima Arturo, bisogna prendere qualche giocatore che ha calcolato o di categoria o addirittura o di categoria, forse meglio di categoria che di promozione, perché scendere non fa mai bene se non sei convinto di farlo, ecco. Se prendi un giocatore d'esperienza potrebbe darsi che ti fa comodo, io parlo sempre di esperienza, perché vabbè, poi bene o male il gruppo è giovane. Voi nella Valle Caudina veramente potreste scegliere, sì, il meglio, la scelta c'è, non è che la scelta non è quella infinito. Che sì, non è, quindi io vedo il futuro del Tufaravalle, lo vedo bene, però sono d'accordo con il mister vince per due anni di fila coppa e campionato e se ne va, fa bene, avrei fatto lo stesso nonostante penso che sia sua. Legato con il cuore a questa società, sì, però sono, da mister secondo me sono molto legato vanno, a loro, anzi io li ringrazio tanto a tutti e poi vedremo in futuro che cosa succede. E infatti vi ringrazio anche loro, ringraziamo il nostro condottiero, il nostro capitano, mister Pagnozzi, mister viene, vince e se ne va, mister viene, vince e se ne va. Sentite, vabbè, poi capiremo in futuro verso che squadra sarà diretto il mister Pagnozzi. Si prende l'anno sabbatico. No, l'anno sabbatico sì, non se va lo bene, prende, l'anno se sabbatico lo non va bene perché qui, specialmente nel Beneventano, la memoria se ci sarà è corta. Qualche occasione. Se scordene te, devi allenare, sennò se scordene subito. Se ci sarà qualche occasione che mi dà qualche stimolo, va bene. Qualsiasi categoria? Però mi sono guadagnato la prima. L'importante è allenare. Sì. Perché io mi diverto a farlo. E se incontriamo il Tufaravalle scende la lacrimuccia? Vinco io. vabbè. Allora il tempo a nostra disposizione è scaduto, abbiamo sforato anche troppo, grazie Francesco per la pazienza nei nostri confronti. Salutiamo gli ospiti di questa sera, un altro applauso al Tufaravalle, vincitore del girone B della seconda categoria, in attesa perché ci siamo dimenticati. Ah Ezio, ma chi vince i playoff? Ecco, in attesa perché ci siamo dimenticati di dire che intanto c'è la finale playoff, ricordiamo il Rione Libertà ha vinto con il Saleucelsagno 1-0, quasi allo scadere con un rigore di Masone, dubbio. In dubbio allo scadere. Sì, proprio allo scadere, è vero. E invece il Molinara ha vinto ai tempi supplementari contro la Juventina Circello. Finale Rione Libertà Molinara, risultato secco, a uno, diciamolo tutti. Io dico che vince Rione. Nei 90 minuti vince Rione nel 90 minuti. Nei 90 minuti. Sì. Io la penso come Molinara che... è orfano del portiere, orfano di sono due belle compagini, però è orfano di quel portiere, però il Molinara se gioca palla a terra è molto stilosa come squadra. Assolutamente. Sono due belle squadre. Ovviamente il Rione c'ha il fattore campo che gioca a suo vantaggio. La differenza anche, anche un po' più calda. Io ti dico che finisce 1-1 sui tempi sui 90 minuti e poi tutto può succedere. E poi tutto può succedere, sì. Poi loro, il Molinara c'ha quel ragazzo, il 10, che
C'è una diversi, bravi, sì. Comunque ci saluto.